GF VIP, che cosa ha fatto? Lo strano comportamento di Jeremias dopo la nomination photo, video. Cos'è successo a Jeremias dopo la nomination? Avete notato uno strano comportamento di Jeremias dopo la nomination? Il concorrente del GF VIP ha finora condotto la sua gara tra le mura della casa più spiata d'Italia con spavalderia, non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava e per questo motivo ha litigato praticamente con tutti. Spesso è sfociato nella maleducazione e nell'insulto personale salvo poi tornare dai coinquilini a chiedere scusa. La sesta puntata del GF VIP segna la svolta nel suo percorso poiché è stato uno dei concorrenti a ricevere meno voti di preferenza dagli spettatori che, evidentemente, non apprezzano la sua natura fumantina, a tratti violenta. Jeremias dopo la nomination è diventata un'altra persona, tanto che chi segue il reality condotto da Ilary Blasi H24 fa addirittura fatica a capire se sia ancora in casa. Il fratello di Cecilia Rodriguez, infatti, è quasi sparito, non parla più di tanto con gli altri e appare distaccato e solitario, ma cosa avrà fatto? Due sono i motivi principali dello strano comportamento di Jeremias, o è rimasto così sconvolto dalla nomination che sta riflettendo sui suoi errori oppure sta cercando di convincere chi guarda a non votarlo sfoggiando un viso mogio mogio. Su Twitter, il popolo del web pare avere le idee piuttosto chiare, tanti infatti non vedono l'ora di vederlo fuori dal GF VIP nella puntata del 23 ottobre. Non è strano che Jeremias da quando è in nomination, faccia il buon samaritano? FALSO Cancelletto GF VIP ha cinguettato un utente, Jeremias ora che non è tra i preferiti ed è in nomination non fa più lo sbruffone, ma è una pecorella in difesa Cancelletto GF VIP ha rilanciato un'altra spettatrice. E ancora leggiamo Jeremias ha intenzione di restare in modalità cucciolo tutta la settimana per non uscire al televoto Cancelletto GF VIP.